E allora mi sono immaginato come dovrebbe essere il primo miracolo per colpirmi. Gerusalemme. Ok. Strada di Gerusalemme. Da una parte c'è Gesù che cammina con gli apostoli, no? Gesù non ha ancora fatto miracoli e dice cose tipo: no, raga, voi tranquilli. Ma niente, voi gli ultimi saranno i primi. Dall'altra parte della strada, un gruppo di bulletti della zona di Gerusalemme che fanno cose da bulletti. Cose così. Cammino, il capo dei bulletti vede il gruppo, no, si avvicina e fa: oh. Oh, cos'è che ci abbiamo qua, eh? Cos'è che fate qua nella nostra zona, eh? Cosa fate nella nostra zona, eh? Si arrabbia. E Gesù: raga, tranquilli, porgete l'altra guancia, tranquilli. Poi il bulletto lo vede, lo riconosce e fa: oh. Ma io te ti conosco. Te sei quel... Sì, te con l'aureola, sì, te. Te sei quello che va in giro a dire che è il figlio di Dio? E Gesù: e allora? E quindi cosa? E quindi cosa? Eh? E allora? Cos'è? E gli apostoli: oh, frate, tranquillo. Oh. Il bulletto continua, gli fa: secondo me tu non sei figlio di Dio. E Gesù: ce l'hai con me? Secondo me tu non sei nessuno. Gli apostoli così. Così. Il pugno di Gesù che si stringe, si slaccia il kimono, si arrabbia e... vola a 3 metri tipo Iron Man. Cioè, e dall'alto Gesù: non parli più adesso, non parli più. E il bulletto: oh no no, tranquillo, colpa mia, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, mia colpa. E gli apostoli dietro: sì. Oh.